Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti nel quinto episodio di Europa Universalis 4 Decospax. Continuiamo la nostra avventura con il Ducato di Sicilia, andiamo subito a controllare la nostra economia con un bilancio di 4.31, controlliamo le nostre diplomazie, la situazione è parecchio stabile al momento. Stavo dimenticando, infatti, fermiamoci un attimo e volevo subito ringraziare tutti i miei fan, tutti coloro che mi seguono. Ultimamente questa serie sta prendendo piede, ciò non fa altro che incrementare la mia voglia di continuare a realizzare video per voi, e questo a beneficio del mio canale, soprattutto per voi. Io lavoro per voi, quindi per me è qualcosa di veramente gratificante che mi continua a dare la forza per continuare ad andare avanti. Detto questo, possiamo riprendere le redini del gioco. E stavo dimenticando di dirvi appunto di condividere i miei video, continuare a supportarmi con tanti bei like, commentate e ditemi la vostra sembra sul gioco e su cosa ne pensate di questa bellissima serie e ovviamente anche delle altre. Allora, andiamo a potenziare subito l'esercito realizzando due unità di fanteria, così da portare il nostro esercito, la nostra armata principale, l'armata Sicilia, a 13.000 unità. A noi serve aumentare la legittimità, quindi la portiamo a 72. Ora, visto che abbiamo l'esaurimento di guerra, non l'esaurimento di guerra, diciamo il mantenimento dell'esercito bassissimo, le truppe non si possono muovere, quindi devo aspettare un po' per unificarle. La tregua è finita, la tregua con Napoli. Adesso reclutiamo un nostro leader, Roberto Gonzaga, e lo mettiamo subito come generale della nostra armata. Lo portiamo, vedete, i separatisti napoletani sono a ben l'80% e ciò non è bene. No, no, no. E vedete che scende un po' di fatto, ma vediamo un po', guadagni 28 ducati, oppure il clero perde di 15 di lealtà e 10 di influenza. Andiamo subito a controllare. Il clero già è bassa. No. Sì, sì. Come vedete i modificatori da parte del clero sono aumentati. E allora dobbiamo attendere, questo sarà più che altro un episodio molto tattico che ci baseremo soprattutto sulla gestione dei nuovi territori e soprattutto sul bilanciamento delle nostre forze sul campo. Sposterei l'armata a Cosenza, anche se effettivamente Tlemcen c'ha l'Algeria praticamente, ci ha dichiarato come suo rivale. Noi andiamo a mandare subito un emissario nell'impero ottomano per migliorare le nostre, diciamo, qualità diplomatiche con loro. A Milano sta crescendo la nostra vita. Allora, tra poco andremo a sviluppare la tecnologia diplomatica, visto che siamo già a 941. Costruiamo subito un mercato, vediamo dove ci conviene. A Sassari va bene, 0,53. Per adesso è molto molto standardizzato il mio gameplay, sono bloccato nell'attesa. Possiamo far ritornare l'emissario, le statistiche dicono che abbiamo perso qualche estate Mons, sarebbe uno dei vari, come dire, vedete qua abbiamo sviluppato entrambe le ricerche, siamo molto avanti in quella navale, uomini in armi per quanto riguarda le nuove truppe, l'armamento delle nuove truppe per quanto riguarda la fanteria. Andiamo subito a creare un claim per il Salento. Dicevo prima, l'estate Mose riguarda appunto il clero, i borghesi e
nobili sugli effetti che hanno sulla nostra politica. Come vedete, un po' è scesa il nostro reddito mensile. Facciamo rientrare l'emissario diplomatico che si trovava a Milano per poter andare a rivendicare Dargugnan, una provincia della Provenza. E se ci fate caso, io avevo in mente di andare a occupare Genova, ma la Provenza non è che sarebbe tanto male, considerate il fatto che la Provenza è proprio il punto focale del nodo commerciale e non è più Genova come una volta. Quindi Genova ovviamente è quello che dà magari territorio, che dà molta potenza a quel nodo, quindi averlo sotto controllo non è mica male. Però Provenza è proprio il fulcro principale di quel nodo commerciale, quindi vedete che i ribelli separatisti napoletani adesso stanno calando un po' in Calabria. Eh sì, ma sono fissati a 90, magari si scatenano. Allora, adesso abbiamo Dargugnan. E allora, andiamo a controllare qui. No. Provenza. Dichiariamo guerra. Ci manca un classico. Sì, sì, siamo al 74%. Allora, quindi proverei a fare un altro claim, stavolta per la Lucania, sempre con il Regno di Napoli. La mia flotta commerciale sempre di 22 unità viaggia in giro per il Mediterraneo, collegarsi a Genova per portarci un po' di denaro in più. E adesso andrei, allora, magari vediamo un po', dichiariamo guerra a lui. Allora, sono alleati con Monferrato e Utrecht, quindi nord dell'Olanda, parecchio distante, non so come riuscirebbero ad arrivare fin da noi, soprattutto se in tempo riuscirebbero ad arrivare. Abbiamo convertito la cultura maltese in siciliana, i ribelli napoletani si sono scatenati a Cosenza e vedo che hanno la peggio, fortunatamente. Perfetto, volevo proprio questo, che si scatenassero, così da riuscire a finalmente a togliere sto dissenso che era già bloccato a 90, e si sarebbero scatenati comunque non appena mi sarei allontanato dalla zona, quindi meglio così. Attendiamo il prossimo claim su Napoli. Non so dove piazzare il prossimo diplomatico, e allora vediamo un po'. Attendiamo, lasciamo scorrere il tempo. Vedete che abbiamo bisogno ancora di 15.000 uomini. Adesso sono in guerra. Provenza è in guerra con Borgogna. Io ti dichiaro guerra, va. È in guerra con tutti. Facciamo rientrare subito la nostra flotta. Va bene, va bene, va bene così, va bene così. Abbiamo perso la missione per quanto riguardava appunto quel raggiungimento del massimale per quanto riguarda il numero di riservisti. E vabbè, vabbè, va bene 6.500, dai. Speriamo che la guerra porti i suoi risultati positivi. Ma vaffanculo. Sti eventi del cavolo che ogni volta ti fanno scivolare via uno di stabilità, e se non ti ritrovi abbastanza punti ti ritrovi costretto a
Occhio, occhio ragazzi, 6.000 lì sono. Meno male che arrivano gli altri 4.000. Siamo in 8.000. Va benissimo. Però queste truppe qua in Provenza di Borgogna. Allora, io per adesso attacco loro. Ah, non posso. Non posso, non posso. Devo conquistare prima la Provenza. Non ci va. Ok. Aspettiamo. Ne mancano 1.000. E proprio quel 1.000, guarda caso, ha il generale con sé. Perfetto, unifichiamo le truppe. Non fa, devo prima, devo attaccare Provenza, ok. Bastardi. Bastardi, vengono la sede grazie. Ok, attacco te. Primi 5.000 uomini, vediamo se li friggiamo. Su ragazzi, su. Ah, wow, ci stanno appoggiando anche i borgognesi. Borgognani. Borgognani forse è più bello, borgognesi però mi piace di più. Sarà quello corretto sicuramente. Vediamo cosa chiede Borgogna. Va benissimo, chissà cosa hanno chiesto. Chissà cosa hanno chiesto. Nel frattempo io ne approfitto per invadere Borgogna, scusate, la Provenza. Punto vitale del nodo commerciale, come vedete, tutte queste trattini che indicano la rotta navale, le rotte commerciali. È un focolaio sto punto, commerciale. La costa azzurra. Sto migliorando le relazioni. Allora qui vediamo, mandiamo uno di prestigio, va benissimo. Sto migliorando le relazioni con Firenze. Quasi 80. L'assedio sarà lungo. E dai, 1.000 giorni per creare un claim. Vedi che siamo stati scoperti, quindi ovviamente ci impiegherà il triplo del tempo. Dai, che manca poco. Dai, 49%. Sta per crollare forte. Perfetto, siamo a 57% di punteggio di guerra. È stato pontificio, ci ha annunciato come rivale. Arrivano 4.000. Guardate Avignone che si diverte a costruire il palazzo, aumenta ancora la prestigio. Perfetto, legittimità quasi a 100, meglio di questo non potevamo chiedere. Provenza cederà ad Arguignan, non mi interessa, io voglio l'annessione. Quindi vorrei invadere il Monferrato per cercare un po' in qualche maniera. Allora, vediamo qua se possiamo. Ci sono più claim. Abbiamo tutto. Roma ci ha dichiarato appunto come suo rivale. E in questo caso, vabbè, provo a migliorare la relazione anche se effettivamente non servirà a nulla. Magari migliorandolo un po' magari ci rimuoverà come rivale. Boh, ci provo. Il rivale del nostro rivale, quindi Firenze, la missione è stata completata. Adesso che abbiamo il controllo del nodo, vediamo se riusciamo a ottenere un po' di guadagni. Perfetto, solo due però, vabbè, magari in Francia abbiamo 50, miglioriamo, possiamo l'amichevole, le relazioni, miglioriamo i rapporti. Cioè, non so che fare, ragazzi, sto attendendo che salga il punteggio di guerra con Milano, beh, ormai consolidato, con l'Ungheria pure, con l'Inghilterra pure.
È morto Ottaviano di Medici. Andiamo a reputazione Manfredo Pignatelli. Abbiamo ottenuto una nave dall'ultimo scontro. 23. Il nostro bilancio cresce, nel frattempo cresce anche il nostro punteggio di guerra. Stavo dimenticando, questo abbiamo ottenuto il massimale. Cazzo, mi ritrovo con il massimo. Questi sono rimasti bastardi. Vabbè, devo prendere la flotta, portarla lì, Palermo. Si deve trovare in zone di mare, quindi in zone costiere, scusate. Se no, altrimenti non si attiva la modalità di trasporto automatico. Libera il leader. Il leader navale, se in questo caso sfruttiamo questa possibilità per fare scendere un po' di punti, ragazzi, a livello meno di sfrutto. Tanto quello terrestre faceva cacare, Gonzaga era una merda, quindi preferisco avere un buon ammiraglio, visto la grande tradizione navale della nostra marina. Mando subito 5.000 uomini a difendere la Cosenza perduta. Cosa volete? 5 di prestigio oppure perdo 5 anni, guadagno 5 di prestigio, vabbè, bene così. Ora forse riusciamo a... no, archibugio, possiamo migliorare, no, non possiamo migliorare un cazzo, quindi lasciamo perdere così. Pensavo che c'era qualche avanzamento a livello di unità. 2 di mercantilismo, vanno benissimo. Ah, sono arrivati, adesso li possiamo unire. Il punteggio di guerra sale, ma di poco, pianissimo pianissimo. E qui non so che chiedere più, che aspettare, proviamo. Perfetto, 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 era quello che volevo. Era esattamente quello che volevo, la vostra annessione. Quindi direi di accettare. E come vedete abbiamo ottenuto il 21,7 di espansione aggressiva, ci costerà parecchio, però ci siamo annessi due regioni francesi di cultura occitana. Vado subito a spendere 220 punti per integrare e nazionalizzare subito la Provenza, gli vado a schierare subito l'esercito perché sicuramente non saranno contenti. Adesso vediamo la missione, direi quella di proprio di portare al massimale le nostre riserve di uomini. Iniziamo subito a creare un claim per Cuneo. Non mi aspettavo una botta di culo così, che Provenza si trovava in guerra con Borgogna e Borgogna non avrebbe mai richiesto uno dei due territori, visto... Allora, poteva essere probabile, perché comunque la distanza tra i territori borgognesi con la Provenza era parecchio distante, quindi avere un territorio separato, quindi distante, diviso soprattutto dalla Francia, poteva essere un'idiozia conquistarla, quindi no, sicuramente l'avranno fatto bene. Per me, che sto prendendo un pezzettino di qua, un pezzettino di là, per cercare di realizzare una sorta di futuristico regno italiano che si amplia su tutto il Mediterraneo, sta andando parecchio bene. Quindi ho sfruttato la debolezza di quella nazione che si trovava in guerra con
con un'altra, questa è una delle strategie più comuni in Europa Universalis e che spesso i rivali utilizzeranno contro di noi, assolutamente. Come vedete, la tecnologia navale per noi è, cioè, è una bazzeccola, quindi ci permetterà di spendere soldi a palate proprio perché la marina è il punto focale della nostra nazione. E direi appunto adesso di spendere qualche punto se riusciamo, invece non consumiamo un cacciolo. E quindi mi ritrovo a dover spendere adesso i punti anche al 70% di in più. Questa è una grande cazzata che purtroppo dovrebbe essere evitata, appunto equilibrando i punti tra i vari tre poteri, e appunto per evitare questa grandissima cavolata. Adesso mi ritrovo per avere una tecnologia in anticipo rispetto ad altre nazioni, che magari è una tecnologia non utilissima. Appunto, quelle tecnologie militari sono quelle utilissime averle in anticipo. Quelle economiche, commerciali e quelle diplomatiche potrebbe essere un po' scartate. Mi sono fatto due ben territori francesi. Sicuramente scatenerò l'ira francese, che comunque essendo lì vicino non è che non dia tanto fastidio. Abbiamo un caso Casusbel di scadenza. Abbiamo Nizza qui. Vabbè, stiamo realizzando Percunio. Quindi il prossimo sarà Nizza. Abbiamo ottenuto Cuneo. Adesso andiamo a ottenere. Beh, dichiarare guerra a Savoia sarebbe un suicidio. Esattamente. Qui ragazzi si conclude questo bellissimo let's play. Spero vi sia piaciuto. Ce ne saranno molti altri. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye.